Eccoci qua, ciao a tutti, siamo con la nostra Roxy Rosa, che ci parlerà, adesso vedremo, della macrobiotica, intanto il canale Pepe Rosa, ma tanto per presentarti, tu sei una podologa, giusto? Però sei appassionata di cucina, di olistica, cucina olistica, cucina naturale, giusto? Cucina naturale, esatto, sì. Sono un'appassionata di cucina naturale perché parecchi anni fa ho seguito un corso di medicina naturale ed era compresa anche la cucina annessa. La cucina, e quindi diciamo ti sei appassionata di cucina e hai aperto un canale YouTube che si chiama Pepe Rosa Cucina Naturale, giusto? Prima di partire, perché oggi di cosa ci parlerai? Oggi vi introduco il tema specifico della cucina macrobiotica, che segue una filosofia orientale molto, molto bella come concetto. Bene, e tu sul tuo canale tratti in generale non soltanto la macrobiotica, ma tratti un po' la cucina naturale, giusto? Che prende spunto sì, anche dalla macrobiotica, ma anche da altro, giusto? Sì. La cucina vegetariana vegana e macrobiotica, quindi utilizzo tutti questi tre principi fondamentali della cucina che si basa principalmente sul consumo di cereali e vegetali. Cereali e vegetali, bene, ma non soltanto però, giusto? No, non soltanto, si utilizzano anche i semi di girasole, di zucca, di sesamo, poi anche la frutta secca, che ha importantissimi fattori curativi. Ecco, vi introduco la macrobiotica proprio perché è considerata una cucina curativa. Bene, raccontaci allora della macrobiotica. Intanto però iscrivetevi al canale, come si chiama il tuo canale? Pepe Rosa Cucina Naturale. Pepe Rosa Cucina Naturale, comunque trovate il link in descrizione, andatevi a iscrivere naturalmente, perché in questo canale ci presenti delle ricette, no? Anche delle ricette di, oltre a parlare in generale, però anche dei... i cibi che utilizzo. Bene, bene, con i cibi che utilizzi e come utilizzarli per questa cucina naturale. Va bene, raccontaci, quindi vediamo un po' questa filosofia della macrobiotica, cosa ci dice. Ecco, in primis saluto tutti gli amici in chat che mi seguiranno. Dunque, introduco quindi principalmente la macrobiotica, che il suo inventore è stato George Ozawa, che era uno scrittore divulgatore nato alla fine del 1800 e fu considerato il padre della macrobiotica perché lui si era familiarizzato con il concetto di un medico tedesco, Christopher von Ufferan, che disse alla fine del 1700 che era promotore della medicina olistica. La medicina olistica orientale definisce l'uomo, l'essere umano, nella sua interezza, quindi di corpo, mente e spirito, da singole parti del corpo da curare. E lui faceva idroterapia. L'idroterapia consiste proprio nella cura di determinati disturbi che possono essere a carico, per esempio, della circolazione, come anche disturbi come può essere l'artrosi molto diffusa, cioè facendo ricorso all'acqua. E lui, dunque, questo medico tedesco coniò il termine macrobiotico con il significato di grande vita attraverso il suo libro che si chiamava The Art of Prolonging Human Life, per indicare la capacità di prolungare la vita umana.
cosa successe? Che George Ozawa era guarito dalla tubercolosi all'età di 16 anni, grazie ai consigli di questo medico militare che gli disse di ricorrere agli alimenti integrali. Perché gli alimenti integrali conservano l'involucro del zucco e quindi conservano le proprietà importanti, come per esempio la crusca, che contiene delle fibre importanti per pulire il nostro intestino, perché secondo la medicina orientale nell'intestino incamerano tutte le tossine che possono da lì derivano le patologie. E grazie ai consigli di questa alimentazione data da questo medico, lui guarì. Da qui volle appunto divulgare questo messaggio dietetico ovunque nel mondo. E perché si dice che perché è contemplata la macrobiotica come dieta curativa? Perché appunto alimenti che abbiamo detto che i cereali integrali hanno questo involucro dove è contenuta la crusca, e i cereali sono l'avena, il riso integrale, l'orzo, il miglio, la segale, il farro. Quindi io nella mia cucina utilizzo spesso questi cereali, che sono comunque o semi integrali o integrali, proprio per questa proprietà che loro hanno. Quindi nella medicina, cioè nella cucina orientale, tengono conto tanto dei legumi, perché praticamente vanno a sostituire le proteine animali quindi i ceci, i fagioli, la soia, le lenticchie. E soprattutto utilizzano questi fagioli azziti che contengono praticamente un oligoelemento che si chiama molibdeno, che praticamente regola il consumo dei grassi nell'organismo e depura il rene. Quindi poi utilizzano anche i semi, come i semi di sesamo e di girasole e di zucca e di lino, che sono comunque molto buoni come sapore e si possono mangiare anche come spuntino con il momento della giornata, ovviamente senza esagerare perché comunque sono calorici, e contengono però delle vitamine come del gruppo B, e poi sali minerali come il magnesio, il potassio, il ferro, il calcio, che sono importanti, e poi anche lo zinco, il manganese. E poi molto importante la frutta secca, come dicevamo all'inizio, perché le noci, le nocciole, le mandorle, gli arachidi contengono i famosi omega 3 e omega 6, che sono dei fattini del colesterolo. E poi gli alimenti fermentati perché equilibrano la flora batterica intestinale, e proprio la fermentazione con questi batteri va a moltiplicare i batteri buoni nell'intestino, e sono il miso, che sarebbe come si utilizza al posto del classico dado, la minestra, è una pasta marroncina e abbastanza di una consistenza morbida, e viene appunto utilizzato, io lo utilizzo nelle minestre, ed è anche buono, gradevole di sapore, molto salato, e quindi non si usa per la minestra, per una minestra, insomma. E poi c'è lo shoyu, che è sempre l'uso, e il shoyu sono delle salse, sono dei condimenti, insomma, che vengono derivano dalla soia. Poi abbiamo il kefir, che è il yogurt fermentato. Io bevo soprattutto il kefir di capra, che è molto ricco di probiotici. Poi abbiamo i probiotici dall'aceto di riso, dall'aceto di pini e umeboshi. Le umeboshi sono delle
delle prugne di colore diciamo sul rossino chiaro e sono molto energizzanti, rivitalizzanti e disintossicanti, quindi veramente un portento e vanno a combattere la stressatezza, magari la stressatezza che deriva da qualche acciacchino che ci può capitare o raffreddore o influenze, oppure anche per un stress dovuto allo studio, per l'avvicinamento di esami importanti, perché quindi sono molto buoni anche il sapore e hanno tutta questa virtù. Poi le alghe sono importanti perché abbiamo la wakame, la nori, la vinse, la kombu, la rame, la garagata, perché sono importanti, sono ricche di iodio e hanno moltissime sali minerali. Quindi utilizzo tutti questi elementi, questi cibi, perché sono completi e donano tutto quello che ha bisogno l'organismo per stare in forma. E poi perché si dice che è curativa? Perché ha un indice glicemico basso, cioè mantiene stabili i livelli di zuccheri nel sangue, grazie al consumo appunto di cereali integrali che hanno un indice glicemico minore rispetto a quelli raffinati lavorati, che tolgono appunto l'involucro del tutto, no? La buccia. E poi in più perché sono carboidrati complessi, vengono assimilati lentamente rispetto ai carboidrati semplici derivati quindi dai prodotti da forno come le merendine, no? E che questi cibi a lungo andare possono determinarvi, cioè possono portarvi al diabete mellito di tipo 2, e accumulo di grasso nel giro vita. Il diabete insipido di tipo 2 rispetto al diabete di tipo 1 è proprio quello caratteristico del stile di vita che una persona conduce. E questo perché è importante capire perché ha un Alza un rapido. po' il volume perché si sente basso, dovresti parlare un po' più forte perché non si sente quasi niente. Allora, No, non si sente niente, devi alzare il volume o ti avvicini, si sente bassissimo. Non so come mai, non so che microfono hai, ma si sente proprio basso. Un po' ecco, anche adesso adesso. senti? Sì. Sì. Allora, il fatto del diabete di tipo 2 che può insorgere è perché si hanno continui picchi di zuccheri nel sangue. Questo perché a un rapido aumento appunto degli zuccheri nel sangue segue un suo rapido calo. E quindi poiché il pancreas rilascia insulina per abbassare gli zuccheri in eccesso, questo crea una voglia di alimenti zuccherini. Che quindi si crea un circolo vizioso perché appunto cioè, più si consumano cibi zuccherini, più l'insulina subentrerà per abbassarli e più si avrà voglia di cibi dolci. E quindi questi continui picchi glicemici possono dare un aumento di peso. E anche la quantità, per esempio, di pasta e riso può alzare l'indice glicemico. Più è alto il valore e più veloce sarà la risposta degli zuccheri nel sangue. E quindi i cibi ad alto indice glicemico, quali sono? La zucca, le patate, l'uvetta, l'anguria, il pane bianco e il riso. Poi abbiamo anche i cibi appunto macrobiotici, hanno un basso contenuto di grassi saturi
i grassi saturi sono detti grassi cattivi, e invece un altro contenuto di grassi insaturi che sono più digeribili, che sono detti grassi buoni. I grassi saturi sono contenuti nel burro, cioè nel burro, nella margarina, nelle carni grassi, negli insaccati, e sono formati da acido palmitico, che è un derivante dell'olio di palma ed è responsabile dell'innalzamento del colesterolo cattivo LDL, che è quel colesterolo che si appiccica alle pareti delle artere, causando un innalzamento della pressione arteriosa. E quindi può portare a disturbi dei vasi, disturbi cardiovascolari. Quindi bisogna fare attenzione quando si acquistano i prodotti, perché molti prodotti hanno i grassi idrogenati, che sono detti grassi trans. E il grasso trans è una modifica della sua capacità. Quindi un grasso insaturo idrogenato, appunto, che vuol dire che viene solidificato l'olio, e però questa trasformazione a livello industriale si dice che sia nociva, insomma, facciamo attenzione a usare i prodotti delle merendine, perché soprattutto anche prodotti da pasticceria, come le creme che mettono, cioè, nei pasticcini, oppure anche la Nutella, la famosa crema spalmabile, che tanto piace a molte persone, ecco, contiene questi grassi idrogenati, e quindi potete benissimo le etichette, e cercate almeno di farne uso il meno possibile, dal momento che contengono questi grassi nocivi. Mentre i grassi buoni sono grassi insaturi, che sono costituiti da acido oleico, e l'acido oleico fa parte dell'olio extravergine d'oliva, che contiene omega 3 omega 6, che sono spazzini, come abbiamo detto, del colesterolo cattivo, e promuovono invece l'aumento del colesterolo buono, che è HDL. E quindi si raccomanda di nutrirsi principalmente con alimenti contenenti questi grassi insaturi, come può essere, ecco, la cucina macrobiotica, viene consumato principalmente il pesce, e soprattutto, appunto, scegliete il salmone selvatico piuttosto che quello d'allevamento, perché dei principi validi. Infatti di salute, e le sardine, le alici, le noci, le mandorle, il vino, l'olio d'oliva, Cerca di parlare vicino al microfono perché sennò sento delle interruzioni della voce. E poi altre peculiarità Bene, sennò va via la voce. della macrobiotica sono l'equilibrio tra acido e alcalino. Allora, l'equilibrio di cibi acidi e alcalini ci permette di mantenere uno stato di energia che circola bene nell'organismo. E ai giorni nostri si tende più al consumo di cibi acidi, che come per esempio il pane bianco, i dolci di pasticceria, il caffè, i succhi di frutta, lo zucchero, il fumo, l'alcol. Quindi, invece, allora, sì, questi cibi che ho elencato sono i più acidi in assoluto. Mentre questo non vuol dire che i cibi acidi non bisogna consumarli. Però quelli che fanno bene sono soprattutto i cereali, i legumi, mentre gli ortaggi e la frutta sono alcalinizzanti. Ecco perché nella mia cucina faccio accostamento di cereali, sempre abbinati con una verdura, proprio per mantenere un equilibrio tra acido e alcalino. Poi ci sono gli alimenti neutri, come il latte di mucca, lo yogurt naturale e il burro.
che vanno a riequilibrare ho introdotto un'alimentazione piuttosto acida a discapito di quella alcalina. Quindi volevo sottolineare che comunque il burro allo stato crudo ha dei grassi saturi comunque benefici all'organismo e quindi ogni tanto si deve consumare allo stato crudo, però non va cotto, altrimenti non ha effetti buoni. E quando ingeriamo degli alimenti alcalini, il nostro corpo cosa fa? Immagazzina dei minerali importanti e quando invece la dieta diventa troppo acido, vengono sottratti questi sali minerali che sono importanti per il buon stato di salute. E praticamente, facendo un esempio, cioè se noi introduciamo il fosforo, però abbiamo un'alimentazione abbastanza concentrata in cibi acidi, questo fosforo ci verrà tolto e quindi andremo incontro a una fragilità ossea perché il fosforo si combina insieme al calcio per mantenere sane le ossa. Quindi se per esempio ci piace mangiare, che ne so, il pane bianco, la carne, il pesce e zuccherare le bevande, anche se io consiglio di zuccherarle, ecco, perché ci si abitua gradualmente a berle senza zucchero, oppure si utilizzano altri cibi tanti, come può essere il miele, il malto di riso, che hanno dei residui minerali. E quindi quando si vuole consumare la carne, il pane bianco, si può accostare per esempio la carne con il succo di limone e le mandorle tritate, che sono alcaline, così come anche aggiungerci il prezzemolo o tipicamente sedano a pezzettini e metterlo nelle insalate. Invece come frutta, come alcalinizzante, la frutta è l'anguria, cioè i frutti di frutta e di verdure che alcalinizzano. Un'altra peculiarità della macrobiotica è l'equilibrio sodio-potassio. Noi sappiamo che più della metà del peso di una persona è costituito da acqua, il 50% nella donna e il 70% nell'uomo. E esistono tre compartimenti principali che sono i liquidi all'interno delle cellule e i liquidi nello spazio intorno alle cellule e il sangue che è un tessuto, considerato tessuto e comunque è liquido. I minerali come il sodio e il potassio regolano i livelli dei grassi, dei liquidi in questi distretti. A contatto dell'acqua vengono chiamati elettroliti, infatti quando si fanno gli esami del sangue si vedono gli elettroliti, appunto, che sono questi minerali. Perché elettroliti? Perché a contatto dell'acqua si trasformano in impulsi elettrici, che sono importanti per la trasmissione degli impulsi elettrici e per la contrazione muscolare e cardiaca. Questo può dire che una buona dieta equilibrata in termini di sodio e potassio favorisce il funzionamento dei muscoli e dei nervi. Perché si dice che un eccesso di sodio fa male? Perché il sodio, il sale, trattiene i liquidi che causano il gonfiore e quindi anche ipertensione, perché più liquidi ho nel sangue e più sale la pressione. Quindi se io mangio cose salate come, non so, le patatine, ma anche il pane, insomma, cose molto salate, cibi molto salati, avrò sete, quindi berrò dei liquidi e in più avrò voglia di cibi dolci come la frutta, perché contiene il potassio, e il dessert perché ha acqua, proprio per andare a riequilibrare con il potassio l'eccesso di sodio. Quindi sarebbe meglio evitare i cibi troppo salati se vogliamo appunto restare asciutti e in forma. A
composta del sale si possono utilizzare, io le utilizzo sempre, le erbe aromatiche come il prezzemolo, la salvia, il rosmarino, che appunto vanno bene anche per sostituire il sale. E poi utilizzo le alghe che ho spiegato prima, le olive e il miso che abbiamo detto che sono salati, e le verdure sott'aceto, la salsa di soia, lo shoyu, il gomasio, che io adoro, il gomasio, che è costituito appunto da sale marino integrale, con semi di sesamo, appunto perché hanno un buon rapporto equilibrio sodio-potassio, e anche i pinoli hanno un buon contenuto di sale e sedano. E poi è importantissima anche il concetto come basilare della macrobiotica, che è il concetto yin e yang. Allora, lo yang è appunto di origine orientale e deriva dal Tao, che significa cioè la via, il sentiero, come spieghi sempre tu, Max, che è la forza, l'energia invisibile, non la vediamo ovviamente, che muove ogni cosa. E la macrobiotica attinge alla visione cinese del Tao, per cui esistono due energie contrapposte complementari, appunto lo yin che è raffreddante e lo yang che è riscaldante. Lo yang è una forza di contrazione che va verso il basso e verso l'interno, lo yin una forza di espansione che va verso l'alto e verso l'esterno. Questo tradotto in cibo cosa significa? Significa che in estate avremo necessità di cibi yin che ci portano fuori il cuore, come per esempio le insalate, i formaggi freschi, la frutta come l'anguria, il melone, le banane, il mango, le fragole, cioè frutta contenente acqua e zucchero, quindi che sarà rinfrescante. Per cui in estate creeremo dei piatti con verdure crude, con l'aggiunta di spezie come lo zenzero, il pepe, il peperoncino, poi la pasta e il riso freddo, sempre in integrali, le bevande tiepide perché favoriscono la sudorazione rispetto alle bevande fredde. Poi invece in inverno avremo necessità di cibi yang che ci riscaldano, come la carne e le uova, e quindi anche il sale, e quindi saleremo un po' di più rispetto all'estate. E poi il consumo di minestre calde, perché l'ambiente esterno è freddo e quindi dobbiamo trattenere il calore. Per cui se in inverno mangiamo pomodori e zucchine che ci raffreddano il corpo, il corpo gli elimina il freddo accumulato sotto forma di raffreddore e influenza. Quindi molto spesso noi pensiamo che derivino da virus, e invece può succedere, ci ammaliamo per questo motivo. E poi i fattori che influenzano, abbiamo i fattori che tiene conto dei fattori che influenzano l'energia contenuta negli alimenti, che sono il luogo in cui si vive, cioè se viviamo in montagna avremo bisogno di un tipo di alimento, al mare, quindi di un altro. E allora chi vive in clima freddo ha bisogno di maggior apporto di cibi riscaldanti, cioè cibi yang, rispetto a chi vive in clima tropicale, che avrà bisogno di cibi rinfrescanti. Quindi ne consegue che i tipi di cibi che contengono l'acqua, come per esempio l'ananas, l'avocado, cioè scusa, l'anguria, la cicoria, i pomodori, appunto contengono molta acqua per difendersi dal caldo che hanno incamerato, e quindi donano energia rinfrescante. Viceversa, i cibi che invece contengono poca acqua, come la frutta secca,
la verza che hanno trattenuto il calore durante l'inverno ci danno energia calda. E per questo motivo occorre rispettare la stagionalità dei cibi. In estate mangeremo cibi rinfrescanti, quindi soprattutto verdure crude, e in inverno invece riscaldanti, come possono essere le minestre, le brontate, eccetera. E poi tiene conto dei metodi di cottura. In estate bisogna optare per cotture veloci, come per esempio saltare le verdure in padella e le verdure scottate e cuocere a vapore, proprio per avere questa energia in. E invece in inverno dobbiamo utilizzare cotture più prolungate, e quindi cucire al forno, poi friggere e grigliare per darci più calore. E poi è importante anche cucinare le verdure. Io con il mio corso di cucina macrobiotica avevo imparato proprio a cucinarle, e per esempio le carote, che sono croccanti, vanno messe sul fondo della padella e vanno fatte cuocere per prime. Invece per ultime metto le foglie, quindi le verdure che hanno le foglie verdi e che sono più tenere, che quindi richiederanno tempi di cottura brevi. E poi tiene conto anche del colore dei cibi, perché il rosso che ci dà il peperoncino, la fragola, la ciliegia, i peperoni, le rape, contengono il licopene che stimola le difese immunitarie. Il giallo arancio, dei limoni, delle carote, delle zucchine, delle nespole, del melone, ci dà il beta-carotene, che è il precursore della vitamina A, che è importante per la nostra pelle, per darci una buona abbronzatura e per la vista. Poi abbiamo il verde che ci dà la clorofilla, che sono le zucchine, i broccoli, gli spinaci, il prezzemolo, che contengono l'acido folico e il magnesio. Il magnesio è molto importante per il buon funzionamento dei muscoli. E invece le verdure blu, viola, che sono le melanzane, i mirtilli e le more, contengono le antiocine, antiocianine, che sono sostanze antiossidanti e utilizzate molto buone per la fragilità capillare. Poi abbiamo i fattori che influenzano l'energia contenuta negli alimenti, che è la direzione di energia. Quindi abbiamo detto che l'energia ascendente è l'energia appunto yin, cioè raffreddante, e le verdure che crescono al di fuori del terreno hanno una direzione di energia di tipo ascendente, cioè verso l'alto, verso la testa, quindi si ha dispersione di energia di tipo centrifugo, perciò raffreddante, va all'esterno. E questo effetto lo creano le insalate miste, il prezzemolo, la rucola, che poi oltretutto contengono molta acqua, il sedano, i pomodori, e come frutta l'anguria, il melone, la papaya, l'ananas, la noce di cocco, che infatti crescono cioè su altezze elevate. E per sentirci leggeri e rilassati, quindi in estate ci dobbiamo nutrire dei cereali dal sapore amaro, come per esempio la quinoa, l'amaranto, il riso a chicco lungo, il basmati, il miglio, le verdure crude, i legumi in insalata, le alghe. Quindi riduciamo invece il consumo di prodotti da forno e privilegiamo l'olio d'oliva rispetto al forno. L'energia discendente, quindi abbiamo detto energia ascendente va verso l'alto, l'esterno porta fuori il calore e l'energia yin. Invece l'energia discendente è quella che va verso l'interno, quindi verso lo stomaco,
e riscaldante, yang. Le verdure a radice che crescono hanno un tipo discendente. Quindi sono le carote, le rape, le patate, le castagne, le noci. E quindi chi vive in un clima freddo avrà bisogno di cibi che riscaldano, per cui si consumerà anche più carne rispetto al clima caldo. E si devono privilegiare le cotture al forno, le cotture prolungate e salare maggiormente, perché il sale contiene energia yang, l'estremo yang, e privilegiare le minestre calde, le zuppe e anche la cottura al forno. E quindi, infine, per finire, cosa afferma la macrobiotica? Afferma che è una dieta a basso contenuto di grassi saturi, quindi a basso contenuto di burro e di carne, apporta minerali e vitamine, è basata sui carboidrati complessi, quindi cereali integrali, per il A principio. carne, quanta, in una dieta macrobiotica, quanta carne e quanto pesce si consuma più o meno? E cucina come? Sarebbe una volta ogni 10 giorni, io però anche una volta ogni 15 giorni, comunque questa. Di certo non tutti i giorni. Una volta in 15 giorni, cioè nel senso. Cioè carne e pesce o cioè una volta carne, una volta pesce o una volta in 2 giorni o carne o pesce? Allora, tutte e due, sia carne. Allora, la macrobiotica utilizza più spesso il pesce, quindi il pesce si può consumare magari anche, cioè, una volta alla settimana, e la carne una volta ogni 2 o 3 settimane. Ah, quindi molto raramente. Sì. Invece latticini, formaggi, niente, giusto? Sì, latticini, però. Soprattutto c'è latte, anche latte vegetale, rispetto al latte di mucca, latte vaccino, che comunque lo annovera. Beh, non è latte quello, se il vegetale è una bevanda, non è latte, diciamo, cioè quello tipo di mandorla, quello lì non è latte. Cioè, Appunto, è da più importanza al latte vegetale rispetto al latte di mucca, però il latte di mucca lo contempla ogni tanto, proprio il latte intero di mucca. ma invece uova? È completamente il latte vaccino e i suoi derivati. No, dico Però, per esempio, le uova si sono contemplate o le uova sì, le uova sono contemplate, quindi anche 2 volte alla settimana si possono consumare. Sì, e due, comunque. ma quante uova? Alla settimana, 2 uova alla settimana, perché poi in Due realtà uova solo? perché comunque loro hanno il concetto più che altro del consumo dei legumi principalmente come apporto proteico. E comunque, come dicevamo all'inizio, anche con il consumo della frutta secca, dei semi, delle alghe, cioè vado a introdurre tutti i principi più importanti, nutritivi, anche in fatto di proteine. Ecco, quindi a questo punto, cioè, visto che non consumo molto i cibi di origine animale, le uova, la carne e il pesce naturalmente sono utilizzati molto meno rispetto ai legumi. E Ah. Quindi sono due poi, volte a settimana, pochissime. per il principio della macrobiotica, perché Ah. comunque vai a inserire tutto il resto che c'è nei cibi, che per esempio nell'alimentazione di origine. Non sento niente, parla vicino al microfono. Sì,
Dicevo che loro contemplano le proteine derivanti dai legumi e i cereali, soprattutto. Ah. Questo motivo che utilizzano meno la carne e le uova e il pesce. E comunque, e poi anche come dicevamo, per un fattore etico, insomma, cioè di sfruttamento degli animali, ecco, in questo senso. Sostituti ci sono per poter stare in forno, per poter stare bene. Cioè, siamo parenti. E quindi per il principio dello yin e dello yang c'è equilibrio fra le componenti acido alcaline, sodio potassio, poi sono anche preparazioni gradevoli al palato e affina la capacità di guidarci verso i cibi di cui abbiamo bisogno e tiene in considerazione il riguardo verso la nostra salute in termini di efficienza energetica, perché per la medicina olistica soprattutto la buona salute è correlata proprio all'energia che scorre, che non ci siano blocchi di energia. E poi della prevenzione di stati infiammatori, perché questo tipo di cibo non crea degli accumuli di tossine, cioè quindi non va a crearmi un ristagno di muco, per esempio, che crea uno stato infiammatorio, appunto, con periodiche. Vicino al microfono sempre, non ti allontanare perché sennò non si sente bene. Ecco, quindi tiene in considerazione il riguardo verso la nostra salute in termini di efficienza energetica. Infiammatori, soprattutto a carico dell'apparato digerente. Questo mi interessa molto la questione Ah, bene, bene. Quindi raccontaci qualcosa del tuo canale, che video hai in programma, cosa farai. Ricorda il nome del canale e raccontaci qualcosa del canale. Allora, il canale si chiama Cucina Naturale, Peperosa Cucina Naturale. Mangiare senza ingrassare. Senza ingrassare, proprio perché cioè, favorisce appunto il benessere, perché c'è un ridotto consumo di grassi, appunto, come dicevamo, grassi soprattutto saturi, a favore dei grassi insaturi, attraverso. Il mangiare le mandorle, le noci, i semi di sesamo, di lino, che dicevamo, i semi di zucca che ci apportano nutrienti importanti, vitamine, sali minerali. E quindi, per esempio, se io cioè voglio creare un piatto con semplicemente di ortaggi, andrò a introdurre anche i semi appunto grattugio magari delle noci, delle mandorle, cioè lo arricchisco anche con le erbe aromatiche, quindi diventa un ortaggio più ricco e anche bello da vedere e da gustare, perché comunque. Bene, bene. Quindi iscrivetevi al canale di Peperosa Cucina Naturale. Grazie, iscrivetevi. Iscrivetevi, iscrivetevi. Bene, allora ti ringrazio Roxy per questa tua spiegazione completa, insomma, sulla macrobiotica, bravissima. Bene, bene. Allora alla prossima. Ciao Roxy. Metti vicino al microfono, non si sente male. Alla prossima, grazie. Ciao, ciao Rox, ciao, ciao, ciao.